La lezione di oggi si occuperà della riflessione che i latini stessi fecero sulla propria lingua, quindi delle opere grammaticali antiche e del modo con cui gli studiosi di grammatica nell'epoca romana interpretavano, valutavano i diversi fenomeni. Il periodo in cui questa produzione grammaticale è più forte e più intenso è quella dell'età imperiale. Anche in rapporto con la diversa evoluzione della scuola, la diversa funzione del libro nella scuola, cose cui forse potremo accennare più avanti nel corso della lezione. Ma certamente, anche nell'epoca precedente, certamente nel secondo e primo avanti Cristo, ma probabilmente almeno in parte anche nel terzo secolo avanti Cristo, una meditazione perlomeno da parte dei, degli autori, degli scrittori di coloro che più praticavano la lingua a fini professionali, su che cosa fosse questo strumento di comunicazione, non mancava. Per questo noi possiamo andare alla ricerca, fin quasi dagli albori della letteratura latina, anche di una grammatica della lingua latina o perlomeno di considerazioni sciolte se non sistematiche su alcuni particolari aspetti della lingua. Abbiamo già fatto un accenno, ad esempio, al problema delle consonanti doppie e avevamo detto come queste consonanti doppie siano diventate qualcosa di avvertibile nella pronunzia e quindi anche nella coscienza dell'esistenza di questo fenomeno intorno al periodo di Ennio, quando il problema della diversa pronunzia di una stessa consonante in una parola come eh, Ennius e in una parola come eh, navis, la N di navis ovviamente non può essere doppia, la N di ennius è doppia, portava progressivamente alla decisione di scrivere in maniera diversa le consonanti pronunziate con più forza. Per cui, quelle consonanti pronunziate con più forza si scrivevano due volte ed erano doppie. Abbiamo anche detto, se non ricordo male. Nella stessa lezione, o in una tutt'al più di poco successiva, come successivamente ad Ennio altre persone avvertirono che una differenza analoga c'era anche per le vocali perché nel mondo latino esistevano due tipi di vocali, le vocali brevi e le vocali lunghe. E quindi qualcuno ritenne che come le consonanti doppie erano state scritte in maniera diversa dalle semplici, raddoppiandole nella grafia. Così poteva essere utile, poteva essere importante scrivere doppie anche le vocali lunghe, per distinguerle dalle vocali brevi che si potevano scrivere con un solo segno. Questa riforma, che era stata sostenuta da un altro scrittore latino, da un altro poeta, Accio, non ebbe invece successo. Noi usiamo le consonanti doppie secondo l'indicazione dell'epoca di Ennio, non usiamo le vocali doppie secondo l'indicazione che aveva proposto Ennio e allo stesso modo non usiamo quelle modifiche della grafia che corrispondono a differenze fonetiche che Lucilio aveva, aveva suggerito di introdurre perlomeno all'interno della grafia. Dopo queste prime meditazioni teoriche che risalgono al II secolo e hanno i loro precedenti nel III, il I secolo a.C. è anch'esso un periodo in cui la discussione sulla lingua e sulle sue vicende è particolarmente forte e si allarga a problematiche teoriche di ampia rilevanza. Se i primi a discutere di lingua erano stati i letterati, cioè coloro che utilizzavano la lingua per la loro produzione, per la loro opera d'arte, direi per l'acquisizione del loro ruolo sociale, all'interno della società romana. Nel primo secolo a.C., invece, la discussione riguarda delle figure di alta rilevanza sociale, indipendentemente dalla loro produzione di tipo letterario. Pensiamo come alla discussione sulla storia della lingua abbia dato un contributo rilevante lo stesso Giulio Cesare, che scrisse un'opera intitolata De Analogia la quale affrontava il grosso problema che fu al centro della discussione nel primo secolo a.C., se nella lingua, nella definizione della grammatica debba, debba prevalere la analogia o la anomalia, in quanto in quell'epoca si confrontavano due correnti di studiosi, una che puntava più all'uso come regola fondamentale nella costituzione della grammatica, ed erano gli anomalisti, e l'altra che invece puntava prevalentemente a una astrazione di regole che dovevano dipendere dall'etimologia, da formule quasi matematiche interne alla lingua stessa, perché si potesse adeguare l'uso alla regola e non viceversa, ed era l'analogia. Di questa corrente degli analogisti uno dei massimi sostenitori era appunto Cesare, il quale riteneva che non potessero esistere usi così importanti da prevaricare rispetto a una norma linguistica che doveva comunque essere tutelata e considerata prioritaria, a differenza invece di altri, e tra questi tutto sommato probabilmente anche lo stesso Cicerone, che invece ritenevano principale la vicenda storica che ritenevano non si potesse in nessun modo imporre alla gente di parlare in una certa maniera e la grammatica dovesse solo registrare quanto avveniva nella storia della lingua, nell'evoluzione della lingua, nelle vicende della lingua. Rispetto a questa fase iniziale che arriva fino all'età eh, repubblicana, la fase eh, di passaggio, l'età augustea, segna una progressiva maturazione della consapevolezza di una professionalità anche dello studio sulla grammatica. Se prima si erano occupati di grammatica gli scrittori, se poi si erano occupati di grammatica personaggi influenti della vita sociale, i quali facevano dello studio grammaticale, per così dire, una sorta di appendice alla loro attività di oratore, di persona che pronunzia dei discorsi e quindi in quanto tale deve valutare in che maniera tenere il suo discorso finalizzato alla gestione dello Stato, a partire dall'età di Augusto si comincia a capire che anche la grammatica può diventare un mestiere a sé e questo avviene man mano che progressivamente si affermano le scuole all'interno della società romana. Se prima era abitudine delle famiglie che potevano permettersi questo tipo di lusso, avere a casa delle persone che insegnassero grammatica e letteratura, grammatica, retorica, ai propri piccoli, progressivamente nel corso del primo secolo a.C. si vanno affermando delle scuole pubbliche, nel senso inglese della parola, delle public schools, cioè delle scuole private aperte a tutti i cittadini che volessero pagare la retta per l'insegnamento. Queste scuole erano tenute da professori ufficiali, da professori che svolgevano la professione di insegnante, che vivevano facendo l'insegnante, facendo il grammaticus. Costoro progressivamente si specializzarono al punto da scrivere dei testi grammaticali, di mettere sulla carta quella che è la teoria grammaticale della lingua che insegnano ai propri studenti. Era un utile supporto per la loro attività didattica, invece delle sole lezioni parlate si metteva a disposizione dello studente anche un manuale scritto o ricavato dalle lezioni stesse o messo su carta in tempi separati da quelli dell'attività didattica frontale, come si dice adesso, cioè della lezione con gli studenti dinanzi a sé. Questi manuali diventarono dei punti di riferimento per la manualistica più rilevante che è di epoca successiva. Eh, molti di questi manuali avevano alle spalle la produzione greca, perché, mi sembra che sia stato già detto in una delle lezioni precedenti, era più facile fare riferimento alla preesistente produzione grammaticale in lingua greca e utilizzarla ricalcando la lingua latina sulla greca, che fare un'indagine ex novo, originale sulla propria lingua, e scrivere una grammatica che tenesse conto delle specifiche caratteristiche del latino. Dunque per lo più abbiamo quello che viene chiamato una sorta di letto di procuste, non so se conoscete questo mito, eh, si, si trattava di un personaggio piuttosto cattivo che era abituato a collocare su questo letto le persone e a tagliare le parti che non rimanevano all'interno del letto. Così si parla di letto di procuste quando ci si trova di fronte a un meccanismo, a un modulo, a un modello all'interno del quale si deve per forza far entrare qualcosa che rispetto a quel modello è piuttosto diverso. Il modello della grammatica greca fu applicato con violenza alla grammatica latina nella maggior parte dei casi, costringendo le parole latine, la lingua latina, l'uso latino all'interno dei canoni che erano stati costruiti per il greco e tutt'al più inventando qualcosa di nuovo, ma in quella logica, laddove il latino proprio non rientrasse nella costruzione fatta per il greco. Ora, vediamo alcuni dei casi di autori di trattati di grammatica che risalgono all'epoca imperiale. Nei primi tre secoli abbiamo alcuni nomi che però non sempre corrispondono a opere che ci siano effettivamente pervenute, Remmio Palemone per quanto riguarda il primo secolo, Velio Longo, Terenzio Scauro per quanto riguarda il secondo, Giulio Romano e Sacerdote, Plozio Sacerdote per il terzo secolo. Questi testi ci sono per lo più pervenuti attraverso manoscritti molto più tardi e non sono gli autori canonici, non sono cioè quei grammatici su cui i medievali studiavano il latino. I nostri codici sono tutti quanti di epoca medievale, rarissimo il caso di codici più antichi del Medioevo. Aggiungiamoci un altro fatto, che il testo di grammatica è generalmente considerato un testo mobile, un testo non di proprietà di chi lo ha fatto. I successivi grammatici si sentivano autorizzati a cambiare, a modificare, ad aggiungere, a togliere qualche esempio, a mettercene di nuovi e così via. Dunque, l'opera grammaticale è difficile che ci sia conservata nelle sue forme originali. Se noi prendiamo anche oggi i moderni manuali di grammatica, è facile vedere non diciamo come siano copiati l'uno dall'altro, sarebbe una cosa un po' esagerata. Ma come l'influsso di un vecchio testo di grammatica su quelli più moderni sia assai avvertibile. Ora, L'evoluzione, la creazione di nuovi manuali di grammatica faceva cancellare quelli precedenti, ma parti di quei manuali precedenti rimanevano nei nuovi. Così noi, in fondo, in molti testi medievali, potremmo avere la fortuna di trovare ancora delle presenze grammaticali più antiche e sono recenti scoperte in questo senso. Ci sono degli illustri studiosi nel campo dei grammatici antichi, penso al collega Mario De Nonno dell'Università di Roma, per esempio, il quale si dedica con passione a questo tipo di ricerca e ha trovato dentro testi comunemente considerati molto più tardi delle parti che probabilmente risalgono a epoca romana e dunque fanno parte di uno studio sulla propria lingua fatto dai romani nell'epoca romana in cui ancora quella lingua era attiva a tutti gli effetti e non era una lingua di cultura come progressivamente diventa in epoca medievale. Ma guardiamo ora il IV secolo. Il IV secolo è l'epoca predominante, l'epoca di eccellenza per quanto riguarda gli studi della grammatica. I grammatici del IV secolo sono coloro che ebbero più fortuna di tutti, in quanto per motivi storici collegati alle vicende della società romana all'evoluzione della lingua romana sono quelli che con più forza degli altri dovettero porsi il problema di definire una manualistica enciclopedica capace di tramandare alle generazioni future un patrimonio culturale che si avvertiva stava venendo meno che si avvertiva stava morendo in pratica di fronte ai cambiamenti che vengono apportati, da un lato, dalle invasioni barbariche, dall'altro, dalle modificazioni politiche e così via, i grammatici del IV secolo bloccano, consolidano, fissano la tradizione linguistica letteraria del latino come era nel I secolo e come ancora i letterati del IV secolo volevano che fosse rifacendosi in tutto e per tutto alla letteratura del primo secolo avanti e del primo secolo dopo allo scopo di tramandarla alle generazioni future prima che l'evoluzione consumasse e rendesse irrecuperabile quel passato tra i grammatici del quarto secolo un posto a sé merita Elio Donato che trovate infatti scritto a sé all'interno di questa, in questa grammatica perché Donato Oltre a essere un commentatore di classici, ma sui commentatori dovremmo ritornare, è autore di due Artes, Ars, Techne in greco, è il nome del manuale, del trattato relativo a una disciplina scientifica che deve essere appresa nelle sue caratteristiche di eh, scienza pratica, di scienza applicata. Ora le due Artes di, Gramma, di Donato sono lars, di Donato sono l'ars maior e l'ars minor, una di maggiori dimensioni e una più ristretta, più un sommario che una vera e propria ricca grammatica teorica. Donato a tal punto diventa l'autore fondamentale per le generazioni successive che si punta a dire il donato, per dire il testo di grammatica. Il nome dell'autore si sostituisce al nome della disciplina. Tanto è tipico l'uso di quel particolare manuale, è una cosa che avviene anche per altri testi in cui l'eccellenza di un certo autore eh, fa dire il testo è il nome dell'autore, il Pechenino, il Calepino, sono delle opere di epoche diverse che hanno lavorato in settori diversi, dizionari, le forme verbali greche, che in pratica diventano nome del libro, anziché nome dell'autore del libro stesso. Elio Donato eh, è ora disponibile in una edizione di gran lunga superiore a quelle degli altri grammatici. Gli altri grammatici per lo più sono per noi reperibili attraverso una raccolta fatta da uno studioso tedesco, il Cabil, che ha messo insieme molti dei codici eh, a lui noti, eh, tutti quelli a lui noti e molti di quelli noti anche a noi, con i testi grammaticali riconducibili all'antichità classica. Questi grammatici latini del Kyle eh, costituiscono ancora oggi un punto di riferimento fondamentale per gli studi sulla linguistica antica. Perdonato invece abbiamo ora l'edizione di Louis Holtz che è un esempio straordinario di eh, edizione critica per la ricchezza della documentazione. Non è solo un notevole esempio relativo a come un testo antico deve essere pubblicato, quindi, una garanzia sulla certezza di quel testo: ma anche, e questo conta di più, un enorme patrimonio relativo alla storia della grammatica. Gli altri autori che trovate elencati sotto nella schermata: Carisio, Diomede, Albino, Cominiano, Mario Vittorino, importante, Servio, un autore importantissimo, ma peraltro più che per la sua grammatica. Dositeo sono tutti autori di grande rilevanza, ma in confronto a Donato la loro fortuna presso le epoche successive e quindi la loro rilevanza culturale è senza dubbio di secondo piano. Tuttavia la storia della grammatica latina in ambito culturale latino non si ferma con il IV secolo, in quanto anche il V e il VI producono dei grammatici di una certa rilevanza. Autori di manuali di Artes sono anche nel V secolo Asmonio, Pledonio, Consenzio, Foca, Pompeo, Rufino, tutti autori importanti ma non fondamentali, nel VI secolo Prisciano. Prisciano è l'alternativa a Donato. Quello che ha contato Donato, autore del IV secolo, conta anche Prisciano, autore del VI secolo. Si può dire che la storia della grammatica in tutta l'età medievale è un'alternanza tra donato e prisciano, con una differenza importante fra questi due autori per quanto riguarda la genesi del loro prodotto grammaticale e quindi in fondo anche per quanto riguarda gli interessi di chi usava più donato o più prisciano che sono interessi significativi ai fini della ricostruzione della cultura, dell'epoca in cui Donato è stato praticamente l'unico trasmettitore della cultura grammaticale e l'epoca in cui uno spazio è riuscito ad avere anche Prisciano. Donato lavorava a Roma, nella capitale dell'impero, lavorava nel IV secolo, un'epoca in cui ancora la consapevolezza di un possibile cambiamento istituzionale non era consolidata nella mente dei romani, gli stessi movimenti germanici barbarici erano visti come un fatto destinato a passare la grandezza di Roma non poteva essere intaccata da queste popolazioni che eh, si trovavano lì al confine eh, la stessa vicenda culturale di Roma, anche se destinata ad avere dei cambiamenti, delle innovazioni, non poteva essere messa in dubbio in maniera completa. Quindi l'esigenza di fare questa enciclopedia, questa summa, non riposava su un senso di dramma, di tragedia che stesse per investire la società romana. All'epoca di Donato, Ausonio per esempio, scrive eh, della situazione di Roma come se fosse vissuto nel primo secolo, nel secondo, dopo Cristo e solo una generazione dopo di lui invece Roma non esiste più l'impero romano praticamente non esiste più in molte delle regioni in cui Ausonio viveva basta vedere il destino del figlio, del nipote soprattutto di Ausonio per capire come nel giro di due generazioni ci sia un rovesciamento totale di quella società di quella organizzazione sociale nel caso di Prisciano invece noi ci troviamo due secoli dopo cioè quando è già tutto successo, non esiste più un impero romano di occidente, esiste, anche se sono meno di due secoli in realtà, perché Donato è la seconda metà del quarto, Briciano è più nella prima metà del sesto, quindi potremmo dire un secolo e mezzo dopo, è tutto successo, non c'è più un impero romano di occidente, le popolazioni germaniche si sono insediate in tutto il bacino occidentale del Mediterraneo e anche l'Oriente non è affatto sicuro. Per di più Brisciano non lavora a Roma, nel centro della Latinità, centro anche linguistico della Latinità, ma lavora a Costantinopoli, cioè nella residua capitale dell'Impero Romano, la capitale di quella Pars orientis, che è destinata a sopravvivere per mille anni alla caduta della parte occidentale. Ma la parso orientis in cui il latino certamente aveva un ruolo importante, era la lingua ufficiale, la lingua delle leggi, la lingua dell'esercito, Giustiniano scrive in latino il suo codice, come è ovvio, era però una parte in cui la lingua d'uso, la lingua comune era il greco, quindi un contesto culturale completamente diverso da quello in cui aveva operato Donato. La grammatica di Prisciano è l'altra grammatica scritta però in un luogo e in un tempo le cui tracce sono evidentissime e la scelta che farà il Medioevo per una grammatica scritta a Roma quando l'impero era ancora vivo o una grammatica scritta in Grecia quando ormai in Occidente non esisteva uno Stato unitario è una scelta significativa di diverse esigenze, anche culturali. Abbiamo detto questo a proposito dei manuali, ma parlando dei manuali abbiamo visto come autore di commenti fosse per esempio Servio. Il commento è un'altra tipica attività grammaticale che si produce nella scuola latina, perché nella scuola oltre a insegnare la lingua e i rudimenti della teoria della lingua stessa, si debbono leggere gli autori. Per leggere gli autori è fondamentale capire e quindi commentare l'autore stesso. La finalità dell'insegnamento è la lettura per i grammatici romani. Questa è una grossa differenza rispetto alle nostre consuetudini. Noi siamo abituati a collocare la lettura a un livello preliminare, a un livello subordinato e la comprensione a livello finale. Invece per gli antichi era importante prima capire e poi leggere. Il fine ultimo dello studio era la lettura a voce alta del testo. Per cui, essendo ovviamente necessario leggere per capire la lettura, era una prelezio, una lettura iniziale, una forma umile, modesta di lettura, una lettura assai diversa da quella finale che si poteva fare solo dopo il commento e la comprensione del significato di ogni singola parte. Dopo la prelezio veniva il commento, l'esegesi, l'interpretazione del passo e poi alla fine, a coronamento della lezione, la lettura vera e propria. Ora, questa attività di commento era naturalmente indirizzata alle opere che venivano considerate fondamentali all'interno della scuola. I testi principali erano Cicerone e Virgilio, ma accanto a Cicerone e Virgilio avevano un grosso spazio Sallustio e Terenzio e poi altri autori considerati componenti di una silloge di auctores, fonti che dovevano formare il giovane. I commenti principali però sono a questi autori e come vedete eh, nella schermata alle mie spalle, già a partire dal primo secolo risultano eh, frequenti nelle scuole commenti a Virgilio come quelli di Valerio Probo, commenti come Asconio Pediano, eh, Cicerone, commenti di Emilio Aspro nel secondo secolo che però non abbiamo e altri commenti come quelli di Sulpicio Apollinare. Il momento fondamentale della produzione sotto forma di commento è però ancora una volta il IV secolo, questo secolo che si sta sempre più rivelando come un secolo di grande cultura e di grande erudizione. Se vedete in questa schermata i nomi sono quelli di Elio Donato, autore del commento a Terenzio e a Virgilio, di Servio, autore del principale commento a Virgilio di cui disponiamo, e di Macrobio. Macrobio è un autore più importante di, di quanto sia diffuso all'interno delle scuole, perché eh, non viene per lo più studiato, ma accanto a un'opera erudita molto rilevante, i Saturnali, Macrobio ci ha tramandato un commento a Cicerone, a una parte di Cicerone, al cosiddetto Somnium Scipionis che conclude il De Repubblica, che è stato fondamentale per la cultura medievale, in quanto la tematica dell'immortalità dell'anima e accanto a questa anche un discorso sulla storia di Roma e il significato nella storia di Roma del De Repubblica di Cicerone passa per il Medioevo attraverso Macrobio, in quanto il De Repubblica di Cicerone è andato perduto fino alla scoperta del palinsesto da parte di Mai. Quindi, Macrobio è l'unica fonte attraverso cui il Medioevo conosce almeno una piccola parte del De Repubblica eh, Ciceroniana e torna anche il nome di Mario Vittorino, un altro dei grammatici che si dedicano all'attività di commentatore. Oltre la produzione del manuale di grammatica e la produzione di commenti, che sono le esegesi dei classici è quindi lo strumento fondamentale dell'insegnamento scolastico, la produzione grammaticale affronta però anche altri capitoli del rapporto con lo studio linguistico. Uno dei capitoli rilevanti è quello della metrica. Lo studio della metrica è uno dei casi in cui più che mai la dipendenza dal mondo greco è fondamentale, perché in questo caso... Proprio dal mondo greco è stato preso anche lo strumento della metrica. Dunque, mentre la lingua latina non dipende da quella greca e applicare una grammatica greca alla lingua latina è un'operazione di forzatura, nel caso invece della metrica la forzatura è minore quando i trattati metrici greci vengono applicati alla metrica latina che comunque riposa. Sullo schema metrico del greco. È chiaro che, nella trasposizione a Roma della metrica greca, sono stati operati dei cambiamenti. Vi ho detto, quando facemmo quella lezione di metrica, che ad esempio l'esametro latino rispetto all'esametro greco ha molti più spondei, perché il latino ha più sillabe lunghe di quante ne abbia il greco. Ma comunque la misurazione dell'esametro viene operata secondo il canone prodotto nel mondo greco. Vediamo ora alcuni degli autori di grammatica che si sono occupati dell'aspetto metrico della lingua e che sono raccolti anch'essi in quel corpus di grammatici che fu curato da Kyle. Abbiamo un autore Massimo non Mario Vittorino, diverso dall'altro Vittorino di cui abbiamo parlato prima. Abbiamo poi, già nel I secolo d.C., un autore molto importante, Cesio Basso, su cui abbiamo complicate vicende di tradizione perché fu a volte confuso con un altro autore di metrica, Tilio Fortunaziano, ma che va collocato a metà del primo secolo, quindi in epoca piuttosto alta. Nel secondo secolo abbiamo un altro autore che è interessante perché non è solo uno studioso di grammatica, un professore di scuola, un metricologo, ma è anche. Un autore di letteratura, nel senso che scrive in poesia il proprio trattato di metrica. Quindi è come se volesse mettere in pratica ciò che teorizza. Naturalmente scrivere in poesia su un argomento come la metrica è un'impresa abbastanza coraggiosa perché poche cose sono noiose e meccaniche come la metrica. Eh, credo che non ci siano molti scrittori che hanno pensato di fare un manuale di matematica in poesia. La metrica è molto simile alla matematica, non ha grandi differenze in realtà da, rispetto alla matematica. Ma nel caso di Terenziano Mauro, l'ingegno fu particolarmente vivace perché, oltre alla decisione di creare questa sorta di contrasto fra il contenuto scientifico, quale è quello della metrica, e la forma. E quindi fortemente letteraria, ci fu un'aggiunta, cioè che ogni metro viene trattato nello stesso metro. Quindi in pratica lo scrivere dell'esametro in esametri, del pentametro in pentametri, del trimetro giambico in trimetri giambici, del falecio in faleci e così via, in qualche modo elimina dall'obbligo di portare gli esempi. Gli esempi sono insiti. Al testo stesso. Il testo è una, un cumulo di esempi, non c'è bisogno di esemplificare nel momento in cui io sto scrivendo proprio nel metro di cui sto trattando. Naturalmente la cosa complica un po' dal punto di vista dell'autore, che non ha nemmeno la libertà di scegliersi il metro e quando deve trattare di un certo metro, deve trattare in quel metro. Quindi, per la scrittura, la cosa è più complessa, per la lettura può essere più divertente non è comunque un testo facile, è un testo assai difficile con grossi problemi di interpretazione e ancora meritevole di studio. Terzo e quarto secolo ci portano poi altri due nomi, Aftonio per il terzo e Mallio Teodoro, qui c'è un problema di ortografia, non siamo sicuri se il nome fosse Mallio o Manlio, ma la differenza di nome a proposito di questo, Mallio Manlio risale addirittura al I secolo a.C. Anche in Catullo abbiamo un personaggio sulla cui denominazione Mallius Manlius, si sono scritti fiumi di inchiostro, sono stati versati fiumi di inchiostro perché è un problema connesso con l'unità di uno dei carmi più importanti di Catullo, il Carme 68. Oltre la metrica un altro testo tecnico molto importante agli occhi degli antichi, soprattutto in alcune epoche, era l'ortografia. In fondo a questo capitolo dei trattati di ortografia rimandano gli interventi sulle doppie consonanti, gli interventi sulle vocali lunghe e in, per buona parte anche il problema dell'analogia e dell'anomalia di cui abbiamo parlato a proposito dell'età repubblicana. Ma in epoca imperiale e soprattutto in epoca tardo imperiale e alto medievale, la questione ortografica diventa estremamente rilevante. Perché? Abbiamo visto proprio nelle ultimissime lezioni come uno dei fenomeni più evidenti all'interno dell'evoluzione del latino che stava intervenendo in quel periodo sia il cambiamento delle vocali, delle consonanti come cioè le parole stiano cambiando forma rispetto alla grafia tradizionale del primo, secondo secolo, stiano divenendo qualcosa di nuovo. Di fronte a questi cambiamenti molti scrittori avvertono la necessità di mettere un punto fermo, di dire no, così non si può andare più avanti, bisogna ripristinare delle forme grafiche fare una regola sulla grafia, una sorta di ripresa dei principi della analogia contro una anomalia di fatto che attraverso gli usi della lingua corrente si stava progressivamente affermando. E vediamo che già nel secondo secolo uno scrittore di nome Capro si occupa di questa problematica, ma soprattutto i due grossi nomi di autori di trattati di ortografia sono Cassiodoro e Beda il Venerabile, VI e VII secolo. Due trattati di ortografia, entrambi estremamente importanti, per motivi diversi. Vediamo il caso di Cassiodoro. Cassiodoro è un romano che vive in uno Stato non romano perché oramai è avvenuta la conquista dell'Italia da parte delle popolazioni germaniche. L'Italia è gota, gli ostrogoti hanno occupato l'Italia. Questo, questo uomo di cultura del mondo romano vive una sua esperienza di uomo politico alla corte dei Goti, sostiene le linee politiche dei goti, entra in qualche modo in conflitto con i resti dell'impero di Roma, cioè con Costantinopoli, e perde insieme con i Goti la guerra contro Costantinopoli. Dopo questa sconfitta dei Goti che porta alla cancellazione totale dello Stato gotico, non c'è nessun residuo politico del mondo ostogotico, Cassiodoro si ritira in Calabria, a Vivarium, dove fonda un convento e in questo convento si dedica alla cultura. Decide di scrivere il trattato di ortografia quando ha già passato gli 80 anni. Beh, in età estremamente avanzata decide di fare come ultima sua opera, come coronamento della propria vita, un trattato di ortografia. Capite l'importanza che viene destinata a questo tipo di opera da un autore che conclude l'esistenza lasciando un segnale di questo genere alla posterità. Beda è un caso molto diverso. Beda non è romano, Beda è un germano, Beda è un anglo, proviene da quelle invasioni dell'Inghilterra che hanno portato gli angli e i sassoni a cancellare quel po' di romanità che c'era nell'isola e a mettere in difficoltà anche la presenza celtica pre-romana. Beda il venerabile decide di fare un trattato di ortografia utilizzando per molto Cassiodoro, dunque si assume le funzioni di erede della cultura romana, lui che romano non è decide lui che è germano che la lingua di cultura, la lingua romana va difesa nella sua purezza dagli interventi che vogliono alterarla, di cui sono, sono, tra virgolette, colpevoli in gran parte anche i germani. Dunque è la tutela di un patrimonio altrui che bisogna lasciare alle generazioni future e non bruciare in nome di un presente che è ancora talmente confuso e talmente disordinato che non se ne possono capire ancora le direzioni, i destini. Tra l'altro Beda è importante perché, a differenza di Cassiodoro, che pure era uomo religioso, fondò un monastero, Beda visse tutta la sua vita in un monastero, peraltro, eh, a differenza di Cassiodoro, non prende gli esempi del proprio trattato esclusivamente dalle opere classiche e quindi pagane. Con Beda le opere cristiane cominciano ad avere una presenza anche all'interno della grammatica. La lingua non è patrimonio dell'epoca classica pagana, ma comincia ad avere anche una sua dignità, la letteratura scritta da parte degli autori cristiani. Le ultime due schermate riguardano una produzione ulteriore rispetto a quelle che abbiamo visto. I trattati sulla elocuzione e sul lessico, quelli che somigliano di più ai nostri vocabolari. Vediamo in questa prima schermata come già nel I secolo si sia prodotta un'opera da parte di Verrio Flacco dal titolo De Verborum Significatu, in cui per ogni parola si faceva una storia della parola, una interpretazione, qualche citazione dei casi in cui la parola era stata usata dai grandi studiosi. Quest'opera è molto importante perché ha avuto una grande fortuna essendo stata prima riassunta da un grammatico di nome Festo nel II-III secolo e poi, <coughs> ma non direttamente da Verrio Flacco, bensì da Festo, da Paolo Diacono e ci troviamo sotto Carlo Magno. Paolo Diacono è autore di un compendio di Festo che aveva compendiato Verrio Flacco. Dunque Paolo Diacono ha fatto il riassunto di un riassunto. Il testo di Paolo Diacono ce l'abbiamo per intero. Di Festo abbiamo qualche parte. Possiamo quindi vedere come Paolo Diacono lavorava su Festo. Non possiamo ricostruire come Festo abbia lavorato su Verrio Flacco. Successivamente un altro autore di differenze, cioè di testi relativi al significato delle parole nel II secolo, è Frontone. Nel IV secolo ci lavora Rusiano Messio, un altro personaggio più importante di quanto possa sembrare da quella citazione, ma non abbiamo il tempo per fermarci su di lui. Infine, nel VII secolo, un altro nome che merita di essere messo a livello di Cassiodoro e Boezio: Isidoro di Siviglia. Cassiodoro, Boezio e Beda, di cui abbiamo parlato prima, Isidoro di Siviglia. Isidoro di Siviglia che scrive due opere, Le Differenzie e Le Etimologie. Sono opere che ci sono pervenute per una lunga tradizione medievale, per le etimologie non fu lui a dare la veste definitiva all'opera, ma un suo conoscente, il vescovo di Saragozza.